Stamattina vi accorgete che c'è il barcone dei clandestini che è affondato. Ci racconta cos'è successo, da quanto tempo è qua? Questo barcone è qua già da qualche mese. Io già ieri, come mi hanno segnalato i pescatori che la barca è affondata, ho mandato un'email alla capitaneria di porto. Chiedo la rimozione immediata, anche perché questa barca crea problemi di sicurezza alla navigazione, oltre a inquinamento e danno ambientale. Il problema di questa barca c'è anche in tutti gli altri porti della Sicilia, compreso il porto di Catania e Ognina. Quindi abbiamo quotidianamente di questi problemi. Scriverò una lettera al ministro dell'Interno, al ministro dei Trasporti. Invierò una nota anche al signor prefetto. È una questione che non possiamo più tollerare. Anche un problema igienico. Molto, è un grosso problema perché questa barca può portare anche malattie. Si parla di Ebola, si parla di tante altre malattie infettive. Come mai hanno lasciato questa barca abbandonata qui dentro questo porto di Aci Trezze, che crea problemi seri alla navigazione? E poi ricordiamo che questa è anche un'area marina protetta. In questo momento all'interno del porto c'è questo scheletro, questo natante, ciò che rimane, affondato. Sì, appunto, essendo questa zona area marina protetta, dovrebbe avere più attenzione da parte delle istituzioni. Quindi questo qua si aggiunge alla mancanza dell'isola ecologica dentro il porto di Aci Trezze. I pescatori sono costretti a mettere gli oli usati raccolti in un angolino come da comunicazione col comune e puntualmente questi oli usati che vengono depositati da una parte, ogni mareggiata arrivano a mare. Poi ogni mattina arrivano praticamente cassette, buste di plastica, spazzatura di ogni genere. Cioè, di che cosa stiamo parlando? I Ma reati questa penali. spazzatura da dove arriva? Non Non lo so, ci io sono dico. controlli. Non ci sono controlli, non ci sono controlli. Io chiedo che la magistratura intervenga seriamente perché oggi i reati ambientali sono dei veri illeciti penali.